2 ottobre, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e due Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni per tutta la settimana vi fa compagnia. Oggi parliamo di tante cose e trattiamo un argomento che in realtà con Alessandro avevamo trattato già qualche mese fa. Abbiamo infatti parlato delle violenze avvenute nel carcere Lo Russo Cotugno di Torino e avevamo anche spiegato dell'accusa di reato di tortura mossa dai pubblici ministeri nei confronti degli agenti penitenziari, ma ci sono state delle evoluzioni delle quali chiedo ad Alessandro, che tra l'altro saluto, di parlarci. Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Sì, vi avevamo parlato di queste violenze presunte inizialmente che erano avvenute nel carcere Lo Russo di Torino tra il 2017 e l'ottobre del 2019. Ecco, vi raccontammo che ci furono 21 rinvii a giudizio per quanto riguarda gli agenti penitenziari che sono stati ritenuti colpevoli da parte dei pubblici ministeri di aver perpetrato le violenze, mentre il capo d'accusa e di imputazione nei confronti dell'ex direttore del carcere Lo Russo, Domenico Minervini, era un reato diverso, perché l'ex direttore Domenico Minervini era stato accusato di aver favorito le torture commesse all'interno del carcere, quindi il capo di imputazione era favoreggiamento del reato di tortura. Questa accusa è stata dichiarata non veritiera da parte del giudice, che lo ha prosciolto, quindi non è stato ritenuto il direttore per aver accompagnato le violenze che venivano perpetrate. Mentre per quanto riguarda l'ormai ex capo della polizia penitenziaria del carcere di Torino, parliamo di Giovanni Battista Albero Tanza, anche lui è stato prosciolto dall'accusa di favoreggiamento. Quindi la situazione è questa: i 21 agenti della polizia penitenziaria sono stati rinviati a processo, a giudizio, che inizierà il 21 di ottobre, quindi tra qualche settimana, mentre per coloro che sono ed erano in quel periodo i vertici dell'amministrazione penitenziaria del carcere Lo Russo e quindi ex direttore e ex capo della polizia penitenziaria, le accuse sono state prosciolte, quindi non sono stati configurati come rei. Una peculiarità, e su questa vorrei un attimo soffermarmi prima di dare la parola, questa peculiarità è che il reato ipotizzato inizialmente, e quindi il reato di tortura, è stato modificato perché il giudice non ha ritenuto sussistere il reato di tortura, bensì ha configurato quello dell'abuso di potere, che è una fattispecie di reato molto ma molto meno grave del reato di tortura. Quindi, ad esempio, l'unico degli agenti che sono stati ritenuti colpevoli, che hanno eseguito materialmente le azioni di violenza, parlo di Alessandro Apostolico, che è l'unico che non è rientrato nei 21 che verranno mandati a giudizio il 20 di ottobre, lui ha ricevuto una condanna per 9 mesi perché era stato accusato di tortura, ma il giudice ha ritenuto sussistere il minor grave reato, quello dell'abuso di potere. Quindi l'ho condannato a 9 mesi. Prosciolti quindi ex direttore ed ex capo della polizia penitenziaria, colpevole Alessandro Apostolico, uno degli agenti, per abuso di potere e non per reato di tortura, a 9 mesi, e ora aspetteremo il 20 di ottobre con l'inizio del processo per gli altri. Adesso mi fermo qui e lascio la parola al garante delle persone private della libertà personale, il garante di Bologna, Antonio Ianiello, che si è espresso durante la festa dell'unità e durante un evento particolare, perché c'era un dibattito all'interno della festa dell'unità che vi abbiamo fatto vedere la scorsa settimana. Il dibattito è: il carcere può essere parte della comunità? Chi meglio del garante comunale ci può parlare di questo? Ascoltiamolo. Non la conosce, diciamo così, quella che è la figura del garante in maniera davvero sintetica. Cosa può fare il garante comunale eletto dal Consiglio Comunale? Nei fatti, l'unico potere che ha, che comunque è un potere che, se gestito nella maniera adeguata, può davvero lasciare tanto margine, diciamo così, l'intervento è quello di entrare nelle case dei cittadini, quindi parliamo della Dozza sicuramente, ma parliamo anche dell'Istituto Penale per i Minorenni, e per certi versi c'è anche una competenza su tutti gli altri luoghi di impiegazione di libertà personale.
può entrare nelle carceri senza necessità di preventiva autorizzazione e può effettuare colloqui riservati con le persone detenute. Da qui, diciamo così, il mio impegno legato a fare accesso in carcere, effettuare colloqui con le persone detenute, diciamo così, quanto, con la frequenza maggiore possibile. Perché da lì ci può essere spazio per ricostruire un po' quella, partendo naturalmente dalla rappresentazione fondamentale che danno delle persone detenute dell'esperienza detentiva, si può partire come una narrazione che poi, attraverso la possibilità di costruire, diciamo così, una conoscenza privilegiata, mi può portare a relazionarmi con tutte le figure istituzionali che hanno poteri ben più incisivi rispetto a quella che è la condizione di privazione della libertà personale e quindi, diciamo così, laddove possibile avviare un continuo confronto istituzionale con quelle che possono essere e sono le figure che hanno determinate competenze con riferimento alle persone detenute. Quindi parliamo sicuramente della direzione del carcere, dell'area educativa, della magistratura di sorveglianza e, diciamo così, dell'area sanitaria. Potrei, sarò molto attaccato a quello che è il tema della serata, perché potrei, credo che sicuramente sarebbe interessante, alla luce di questa premessa, partire ad illustrarvi, diciamo così, tutte le cose che più che altro per motivi strutturali vanno male nel mondo della detenzione, soprattutto con riferimento appunto alla detenzione bolognese. Però, visto che c'è l'opportunità di parlare anche di aspetti positivi, quale appunto è l'intervento dell'associazionismo bolognese, se me lo concedete mi attaccherei tendenzialmente, diciamo così, a questo profilo positivo. Quindi mi fa molto piacere e tra le altre cose abbiamo avuto con alcuni di loro anche modo di confrontarci in una riunione di sera nell'ambito delle iniziative di Edurado. Mi fa molto piacere trovare attorno a questo tavolo appunto l'esperienza di queste associazioni che, come vi dicevo, sono davvero il valore aggiunto della detenzione bolognese. Naturalmente nell'ambito di una relazione che concede alle associazioni del territorio bolognese, che storicamente ha sempre manifestato una particolare e non spiegata sensibilità nel mondo della polizia, relazione che è sicuramente virtuosa con la direzione della casa circondariale di Bologna e naturalmente anche con la magistratura di sorveglianza, perché la società esterna può entrare alla luce dell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario, quindi dare il suo contributo, diciamo così, a quella che è l'opera di risocializzazione delle persone detenute, nella misura in cui ci si trovi a dialogare con una magistratura di sorveglianza, soprattutto con moderne direzioni che, diciamo così, in chiave moderna abbracci la possibilità del territorio appunto di poter entrare in carcere, quindi di instaurare un rapporto di relazione con le persone detenute. Quindi un territorio bolognese che è sempre stato ricco di queste esperienze, una ce ne saranno anche altre, poi magari se sarà un secondo giro dirò quelle che possono essere le altre chiavi positive in prospettiva. Un territorio bolognese che è sempre stato molto ricco e delle direzioni dell'Istituto della Casa Circondariale di Bologna, ma anche dell'Istituto Penale per i Minorenni, che hanno sempre, diciamo, interpretato i ruoli in chiave moderna. E quindi aprendo all'esperienza del territorio e alla possibilità di entrare in carcere da parte del territorio. Queste associazioni, non vi anticipo nulla, ma sono portatrici di tutta una serie di attività importantissime, ognuno con la sua peculiarità e ognuno con la sua, diciamo, con il suo pezzo di attività. Mi ricollego, il tema della pena sostanzialmente, adesso sarò sintetico, è questione di dell'amministrazione penitenziaria, per certi versi, non è che ci siano delle competenze dirette che gravano sull'ente locale, però, diciamo così, l'attenzione anche che l'ente locale può dare, e a Bologna già da diversi anni si concretizza tutta una serie di interventi concreti. Vedo Stefano Corfiati dell'ASPI, quindi non posso che annoverare quella che è un'esperienza davvero positiva che da anni l'ASP per conto del comune gestisce all'interno della casa circondariale di Bologna. Un intervento che non è dovuto, ve lo dico nella misura in cui non è assolutamente banale. Fra garanti territoriali siamo in contatto, no? Abbiamo una sorta di coordinamento. È vero che ci sono territori della nostra penisola che sono molto difficili, però
diciamo così, un livello così avanzato dell'ente locale, così con riferimento al tema dell'esecuzione penale, così come avviene da Bologna peraltro da anni, è davvero difficile da riscontrare. Che cosa fa? Ormai da anni, sapete, molti di voi sanno che nel corso, diciamo così, degli ultimi 15-20 anni davvero esplode, per certi versi ha fatto riferimento a questa questione anche Silvia Furfolo, la questione dell'immigrazione e quindi anche l'aumento delle persone straniere all'interno delle patrie. Aspo che cosa cura ormai da anni per conto del comune di Bologna? Uno sportello di mediazione socioculturale. Quindi potete capire al momento quanto possa essere importante un intervento di questo tipo nella misura in cui allo Stato almeno il 60% delle 500-800 persone che sono all'interno della casa circondariale di Bologna sono straniere. Altro pezzo che cura, per esempio, l'altra città di Bologna è quello del cosiddetto sportello di mittente. Quindi con riferimento a quelle persone che non hanno nel momento delle dimissioni, nel momento in cui viene esaurita la pena detentiva, un riferimento all'esterno, cura i rapporti con quelle che possono essere le varie prese in carico che potranno avvenire dai servizi territoriali. Questo in particolare, e voglio anche spendere due parole, dovremmo stare con tutta quella che, come dicevo, è tutta un'attività di attenzione che comunque sia dentro locale può manifestare e a Bologna da tempo manifesta. Questa attenzione sicuramente si manifesta e si è manifestata, e sono io molto contento che, diciamo così, drasticamente abbia preso forma questa attenzione al tema del carcere rispetto all'iniziativa che ha già, diciamo così, per certi versi illustrato a maniera bella. Ovvero, l'organo del comune che per prossimità istituzionale è più, diciamo così, ha all'interno, diciamo così, della propria competenza territoriale il carcere di Bologna, quindi il quartiere Navile ha avviato, quindi per questo va un ringraziamento sicuramente al presidente del quartiere Federico Mazzoni, al direttore del quartiere Donato De Mina, a tutto lo Stato, diciamo così, ha dato gambe a questa iniziativa. Avviato un percorso di coprogrammazione con tutte, c'è un riferimento molto puntuale prima Maria Ferra, con tutte quelle che sono le associazioni che in un modo o nell'altro gravitano attorno al caso. Dopo aver ascoltato Antonio Iagnello, oggi continuiamo a parlare un po' di diritti e anche di infanzia in realtà, perché è successa una cosa molto strana. Ci trasferiamo nel Queensland, in Australia, e questo governo laburista attualmente in carica abolisce lo Human Rights Act, che è stato introdotto nel 2019 per impedire che i minori venissero trattati come detenuti adulti. Il governo di questa regione ha in effetti scioccato l'opinione pubblica, perché si tratta addirittura di mettere dietro le sbarre anche i bambini dai 10 anni in su. Insomma, si è molto abbassata la soglia. Antonella, tu dici è sconcertante e io sono d'accordo, ma purtroppo è un trend abbastanza diffuso. È proprio così, tra l'altro ci sono anche dei dati, ci sono dei dati riportabili al 2021 e al 2022 in cui è stata registrata, penso un po', una media giornaliera di 287 incarcerazioni nel Queensland, nello specifico, rispetto alle 190 del Nuovo Galles del Sud, che tra l'altro è più popoloso dell'Australia, quindi insomma i conti non tornano. E questo è anche un aggravamento del bilancio pubblico, perché grava notevolmente il costo della detenzione di minori, ma anche non di minori, sul bilancio. E pensa che un giorno di prigione arriva a costare circa $1,800 australiani, e più della metà dei bambini del Queensland incarcerati vengono poi condannati nell'arco di 12 mesi dal loro rilascio nuovamente. Quindi significa che è un sistema che in realtà
insomma, non è risolutivo. E, un rapporto pubblicato dalla Justice Reform Initiative nel novembre del 2022 ha mostrato che il numero di detenuti giovani del Queensland è aumentato negli ultimi 7 anni del 27%, un numero spaventoso. C'è da dire che questa stretta securitaria ha messo un pochettino in subbuglio tutti quanti, giustamente, anche perché il commissario per i diritti umani dello Stato, Scott McDougall, ha descritto la protezione dei minori in Australia come molto fragile, perché in effetti ci sono leggi qua e là, ma non è, diciamo, come dire, compenetrata proprio nella vita dello Stato, e quindi anche applicarla non è molto semplice. Tra l'altro ci sono anche le cosiddette case della polizia, che sono annesse ai commissariati e ai tribunali, che generalmente sono praticamente dei cubi di cemento senza neanche finestre, in cui vengono trattati i detenuti che sono in attesa di essere tradotti nelle carcere, ma in questo caso ci vanno a finire anche i bambini, e che a volte ci stanno per molto più di un giorno. Quindi, Antonella, mi stai dicendo che persino i bambini vengono introdotti in questi cubi di cemento senza finestre? Mi sembra una cosa veramente assurda. Hai ragione, è proprio così, e tant'è che McDougall sostiene che questa forma di detenzione provochi danni irreversibili ai bambini, che giustamente non hanno accesso all'aria, alla luce del sole. Dopo 2 o 3 giorni proprio la salute mentale inizia a deteriorarsi, e il 90% dei giovani imprigionati c'è anche da dire che sono in attesa di processo, e quindi trattenuti sotto questa, diciamo, forma di custodia cautelare. Tra l'altro c'è anche una cosa strana, che tanto tanto strana non mi sembra in realtà, che i nativi costituiscono solo il 4,6% della popolazione, mentre costituiscono il 63% dei ragazzini in detenzione, un tasso quindi di 33 volte superiore a quello dei bianchi, e quindi, insomma, mi sa che ci sia un po' di odore di razzismo. Poi c'è un altro piccolo problema che non è trascurabile nel Queensland nello specifico, è che non esiste una camera alta per esaminare le leggi. Questo significa che il partito al governo può approvare nuovi provvedimenti pressoché incontrastato. Ma mi fermo qui per passare la parola al nostro Paolo Foschini, che questa volta sarà intervistato da Alessandro Masella per Buone Notizie. E oggi parliamo del coro agli amici della nave di San Vittore, che ci hanno allietato con le loro canzoni durante l'incontro che si è tenuto il 26 settembre in piazza Lucio Dalla, un ponte tra carcere e città, il navile con Eduradio per il 7° quartiere di Bologna. È stato un incontro bellissimo e abbiamo avuto il piacere di fare qualche domanda a Paolo. Quest'oggi siamo proprio qui a Piazza Lucio Dalla, dove ci sono venuti a trovare gli amici della nave direttamente da San Vittore, e quindi la rubrica Buone Notizie a cura di Paolo Foschini quest'oggi la registriamo proprio qui. Quindi Paolo e Eliana, che è la presidente dell'associazione Amici della Nave, Paolo invece che è il direttore del coro, ora vi chiediamo: com'è andato il viaggio? Siete partiti da San Vittore, siete arrivati fin qui con un autobus, siete anche un bel gruppetto, e quindi vogliamo sapere, ci teniamo a sapere com'è andato il viaggio. Ciao a tutti, grazie per questa opportunità. Allora, ci siamo in realtà organizzati nella serata del coro. Noi abbiamo un coro che è appunto diretto da Paolo, e abbiamo deciso, insomma, di mettere insieme un po' di macchine, un po' di pulmini, eccetera, per poter arrivare fino a qua. Ci siamo organizzati in questo modo, ci sono i coristi volontari, e poi i ragazzi che appunto sono affidati al territorio, che hanno avuto un periodo di detenzione in San Vittore, che poi stanno finendo, diciamo, la loro pena tramite appunto l'affidamento sul territorio. E una di queste cose che fanno e che organizziamo appunto la partecipazione al coro del giovedì sera, e tra volontari e ragazzi ci siamo mossi e siamo venuti fino a qua.
Il viaggio è sempre un viaggio molto bello, perché è un viaggio molto divertente, fatto di commissioni, di esperienze diverse. I volontari ovviamente hanno le loro esperienze di vita, ci sono tanti professionisti, insegnanti di varie cose, ci sono grandi sportivi anche, poi arrivano i nostri ragazzi che ovviamente hanno un'estrazione molto spesso profondamente diversa, e questa interazione, questa inclusione funziona molto bene, perché loro sicuramente impareranno poco, credo, da noi, ma noi impariamo tanto da loro. Sono proprio due mondi che si incontrano e, insomma, sono opposti che si attraggono, e creiamo questa comunità che è molto bella, nel senso, siamo andati, prima di venire a Bologna eravamo già andati a fare un'esperienza a Roma, proprio spesso per far conoscere una città a ragazzi che non l'avevano mai vista, quindi siamo piuttosto grandi, e quindi oggi sono a Bologna e veramente con gli occhi aperti per partecipare a questo evento. Come parlavamo prima, sottolineo questa possibilità che avete dato, che è stata data anche grazie ai ragazzi che sono venuti, appunto di farli uscire dalla regione, magari in un momento in cui non è facilissimo per loro. E siamo curiosi di chiedervi quali sono i prossimi passi degli Amici della Nave, oltre ad iniziare il pubblico bolognese quest'oggi. Noi lavoriamo nel segno della bellezza, della cultura, della musica in particolare, e diciamo che la nostra progettualità adesso è abbastanza ad ampio spettro, nel senso che quello che facciamo è cercare di sostenere fuori le attività che vengono già svolte dagli operatori, appunto, del reparto della nave, che questo reparto in particolare di trattamento avanzato che è all'interno di San Vittore, ed è appunto ospita una sessantina di persone che declinano la loro giornata facendo tutta una serie di cose che poi vengono, che cerchiamo proprio una volta che loro sono fuori di continuare a fare missione in questa. E sono tutto nel segno della bellezza, della cultura, della musica. Quindi adesso abbiamo vinto insieme ad altre realtà associative, della nostra, un musical che dovrà essere fatto a maggio, proprio con tutta una serie di musical che è diretto a ragazzi che hanno problematiche di diverso tipo, alcolismo, sostanze, insomma. Quindi si lavorerà con una realtà molto, molto particolare e difficile anche. E quindi siamo piuttosto orgogliosi di questa cosa. E poi, vabbè, poi qui il maestro Seforo passa il microfono a me. No, vabbè, una cosa che merita di essere detta a proposito del viaggio è che questa era la prima volta, al netto dell'esperienza di Roma di un paio d'anni fa, in cui un gruppo di coristi avevano il permesso per un concerto. Allora andavamo a trovare il Papa, diciamo che era un'occasione dove era difficile dire di no, ecco, anche da parte della magistratura di sorveglianza. Però questa è la prima volta in cui alcuni dei nostri ragazzi hanno avuto il permesso di uscire dalla regione, sono tutti ragazzi con le misure, chi è domiciliari, chi comunque. Ed è stato un bel risultato. La cosa di cui ha parlato Eliana adesso è questa opportunità di realizzare un musical insieme con altre realtà dell'associazionismo e altre realtà della musica. Un'opportunità non soltanto dal punto di vista creativo, ma anche, come dire, cooperativo, di costruzione. Fare un musical vuol dire che devi pensare alle luci, ai costumi, a fare le scenografie, quindi dalla falegnameria all'elettricità, sono tutte cose che consentono di fare un'esperienza. Un'altra cosa che abbiamo in programma invece più vicina è la partecipazione, per noi oramai è un invito che ricorre da qualche anno, a Book City, che è un'iniziativa che a Milano ha molta importanza. Da diversi anni la lettura noi parteciperemo con la nostra associazione e altre associazioni all'interno del carcere di San Vittore, alla presentazione di un libro che è anche un podcast molto famoso, si chiama Io sono il milanese, di Mauro Pescio, che racconta la storia di criminalità e riscatto di questo personaggio, Lorenzo, che racconta la sua storia in questa circostanza, questo spettacolo teatrale, alla partecipazione anche del nostro coro, sia
in due serate che faremo fuori dal carcere, sia invece in una dentro il carcere. Però appunto, come ha detto Eliana, tante cose nascono anche in maniera molto improvvisa. Oggi abbiamo l'occasione di avere con noi, purtroppo, non il coro del carcere della Dozza, che per ragioni burocratiche e di permessi purtroppo è stato impossibile avere, ma il loro direttore, che conosceremo in questa circostanza, parteciperà con noi alle cose che faremo qui, ed è una cosa che è nata proprio ieri sera alle 11:30. Quindi è un contatto nato adesso fra due realtà che fanno tutte e due la musica dentro un carcere. Quindi se mi fai questa domanda fra tre ore, magari abbiamo già un altro progetto. Io di questo sono felicissimo, anche perché vi siete conosciuti in occasione di un evento che Duradio ha aiutato a partecipare, quindi è questo tutto quello che vogliamo fare, ovvero aiutare le persone a conoscersi, a mettersi in contatto, comunicare. Noi vi ringraziamo tantissimo sia per essere qua, sia per aver fatto l'intervista con noi. Grazie a voi, grazie a Duradio, grazie a Ignazio Di Francesco, che salutiamo da qua, perché se non fosse stato per lui non conoscevo neanche voi. Esatto. Se volete mandare un saluto alla Dozza da parte degli amici della nave. Certamente. Ciao a tutti i ragazzi che vedranno, ragazzi, immagino che lo vedano anche il femminile. Assolutamente. Quindi, ragazzi, alle ragazze. Credeteci, ci siamo. Da parte nostra e da parte dei nostri ragazzi che a San Vittore avranno sicuramente notizie di voi una volta che li rivediamo domani mattina. E anche oggi la nostra prima puntata della settimana termina qui. Vi salutiamo, vi chiediamo sempre di scrivere al redazione liberidentro@gmail.com o a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, da Alessandro Masella, Enea Flacco e Maria Cristina Lolli. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Insight. Codice fiscale 914279503712.